Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere presenti oggi numerosi questo pomeriggio. Ringrazio chi ha parlato prima di me, la dottoressa Meregalli, ma anche Silvia, per aver organizzato questo e i prossimi pomeriggi. La vostra presenza testimonia anche una voglia di ripartire in presenza, ovviamente, e quindi sono contento anche di inaugurare questi pomeriggi. E per questo ringrazio il Comune e la Biblioteca per aver organizzato anche quest'anno questa bella iniziativa. Chiuderei qui la parentesi di introduzione per addentrarmi subito nella presentazione di questo mio lavoro di tesi. Ovviamente le tempistiche a mia disposizione sono e saranno limitate. Mi sarebbe piaciuto parlarvi di tutto, ma saremmo rimasti qui fino a questa sera, per cui non voglio arrivare a questo. Per cui ho compiuto delle scelte, ho scelto alcune tematiche rispetto ad altre, ci tengo a presentarvele fin da subito, così da avere un po' il quadro di quello che oggi andremo a trattare. Ad una prima presentazione generale del mio lavoro seguirà una rapida ricostruzione delle vicende storiche della parrocchia di San Bartolomeo. Questo perché ovviamente la mia tesi è incentrata soprattutto sulla chiesa di San Bartolomeo, per la sua importanza anche storica nella città, e quindi ci tengo che anche voi abbiate conoscenza un po' della storia che l'ha vista protagonista. Chiusa la parentesi della ricostruzione storica della chiesa parrocchiale, passeremo poi alla trattazione, nella seconda parte del mio intervento, di alcuni casi studio, tre in particolar modo, che ho ritenuto essere interessanti e significativi e che durante le mie ricerche mi hanno dato, mi hanno regalato alcune piccole sorprese e che ci tengo appunto a condividere con voi oggi pomeriggio. La chiesa di San Bartolomeo di Brugherio e le sue pertinenze, proposta per una catalogazione del patrimonio storico-artistico. È questo il titolo che il mio relatore, il professor Alessandro Rovetta, ed io abbiamo scelto per il mio lavoro di tesi magistrale. Un titolo che ruota intorno ad un concetto di assoluta importanza, ovvero catalogazione. In questa parola è da rintracciare lo scopo ultimo e principale della mia ricerca. La catalogazione è un processo fondamentale nella storia dell'arte. Per poter conoscere davvero il patrimonio artistico di uno Stato, di una regione, o come nel caso di cui mi sono occupato, della città, della mia città, è fondamentale prima di tutto catalogarlo. Solo dopo una corretta catalogazione si ha una reale e concreta conoscenza delle opere d'arte presenti in un determinato territorio, e solo in questo modo si può conservare un bene e valorizzarlo. Il mio lavoro di tesi costituisce una proposta di catalogazione, in quanto prende in considerazione un gruppo di opere che non erano mai state catalogate fino ad ora, quali quelle della chiesa di San Bartolomeo, di Brugherio, e delle sue pertinenze. Cosa intendo per pertinenze? Come tutti voi sapete, Brugherio ha quattro parrocchie, riunite in una grande comunità pastorale. Di queste quattro parrocchie, come dicevo anche prima, quella di San Bartolomeo è la più antica. Per questo la chiesa di San Bartolomeo nel passato, ma così come ancora oggi, è di fatto l'edificio religioso più importante della città, e da essa dipendevano tutti gli altri edifici religiosi presenti sul territorio. Quando parlo di altri edifici religiosi faccio riferimento a quel mosaico di cappelle, oratori, piccole chiese sparse per il territorio cittadino, edifici ancora oggi esistenti, alcuni, altri invece andati demoliti. La mia tesi è suddivisa di fatto in due capitoli. Nel primo capitolo è stata ricostruita la storia religiosa ed ecclesiastica della città, quindi prendendo in esame la chiesa di San Bartolomeo e tutti gli edifici sacri che dipendevano da essa e che vi ho presentato poc'anzi. Di ciascuna chiesa si è cercato di ricostruirne le vicende storiche, prendendo in analisi soprattutto le visite pastorali, custodite nell'archivio diocesano di Milano, e le altre fonti antiche a disposizione, quasi tutte comunque conservate negli archivi milanesi.
Tra le fonti, un ruolo centrale è ricoperto dalla terra, dalla descrizione della terra e delle cascine che compongono la parrocchia di Brugherio e notizie storiche intorno alle medesime, composta dal parroco Paolo Antonio De Petri nel 1794, fonte imprescindibile per la conoscenza della storia della città, delle sue chiese e dei suoi palazzi. Se siete interessati, poi Silvia mi ha detto che alcune copie sono disponibili, quindi penso sia un documento davvero molto interessante per conoscere la storia della città. È una descrizione davvero molto bella, che ovviamente è una descrizione che è stata fatta dal parroco allora della chiesa di San Bartolomeo De Petri, in quello che era lo stato della città al suo periodo, per cui al 1794. Altro strumento fondamentale per la ricostruzione storica di questi edifici sono anche le mappe catastali, molto spesso utili per conoscere modifiche architettoniche non segnalate nelle fonti, o anche utili per conoscere quelle chiese che oggi sono state demolite, di cui quindi non abbiamo traccia, ma che grazie alle mappe catastali si è riuscito a ricostruire, soprattutto per quanto riguarda la forma, la pianta che avevano. Il secondo capitolo, il cuore della trattazione, è invece dedicato alle vere e proprie schede di catalogo delle opere contenute appunto all'interno delle chiese cittadine. Nelle schede, laddove possibile, si è cercato di ragionare soprattutto sull'origine dei dipinti e sulla loro committenza, oltre che sull'iconografia e sullo stile. È ovvio che molte delle opere sono rimaste senza un autore, o sono rimaste ignota la loro provenienza. Questo perché comunque la ricerca che ho compiuto negli archivi spesso si è fermata e quindi non si è riusciti ad andare oltre a determinati magari stadi, per cui ancora oggi molte opere magari rimangono ignote. Magari in un futuro si riuscirà a saperne di più, ma per il momento soltanto di alcune si è riuscito un po' a ricostruirne concretamente la storia. Addentriamoci più nel concreto nelle pagine della mia tesi, parlando della chiesa di San Bartolomeo di Brugherio. Cito: non è noto in quale epoca precisamente a codesta unione di case sia stata aggiunta una chiesa. La bolla di Alessandro III del 31 marzo 1169, nella quale sono nominati tutti i beni della chiesa di San Giovanni di Monza e le chiese e cappelle dipendenti dalla medesima, non fa menzione di alcuna chiesa in Brugherio. Dunque, o quivi non vi era chiesa, o non dipendeva come ora dalla pievana di Monza. Ma nel codice scritto da Godofredo da Bussero, nato in questa città nel 1220, tra le chiese dedicate a San Bartolomeo, in settimo luogo se ne annovera una in Barazia de Modoezia, in Baraggia di Monza, che altra non può essere che questa di Brugherio, dipendente da Monza sui confini di Baraggia, onde sembra verosimile che la predetta chiesa sia stata eretta al più tardi nel secolo XIII. Queste sono le parole del parroco Paolo Antonio De Petri all'interno della già citata descrizione della terra e delle cassine. In rosso vi ho evidenziato un codice scritto da Godofredo da Bussero, il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani. Ad oggi questo volume costituisce la fonte nota più antica riguardante la chiesa di San Bartolomeo, almeno tra le fonti a nostra conoscenza. Non possiamo sapere ad oggi se prima del XIII secolo, quindi prima di questo testo, se esistesse in questi territori una chiesa di San Bartolomeo, né tantomeno possiamo datare la sua prima costruzione. Quello che sappiamo è che a quanto pare nel 1220, o comunque sia nel XIII secolo, esisteva una chiesa dedicata a San Bartolomeo a Brugherio. Per ritrovare la chiesa in una fonte bisognerà aspettare fino al XVI secolo, precisamente al 1569, quando in un memoriale scritto dall'arciprete di Monza, Orazio Luzzi, si legge: il luogo detto Brugherio, dove è una chiesa di San Bartolomeo, con le cassine attigue che sono in tutto 40 fuochi, si potrà erigere una parrocchia per essere distante 2 miglia dalla chiesa di San Giovanni Battista di Monza. Quindi esisteva una chiesa, non sappiamo come questa dovesse essere,
ma non era stata ancora fondata una parrocchia. La chiesa di San Bartolomeo distava 2 miglia dalla pieve di Monza, o più precisamente dalla chiesa di San Giovanni Battista, dal Duomo di Monza, da cui formalmente Brugherio dipendeva, una distanza che era un ostacolo per chi viveva nei territori di Brugherio. Nelle fonti si legge che, ad esempio, uno dei problemi a cui i cittadini brugheresi del 500 andavano incontro era il fatto che, soprattutto con le celebrazioni in ora tarda, non riuscivano più a tornare a casa perché a un certo punto i cancelli di Monza venivano chiusi. E quindi nasceva un problema non di poco conto, a cui l'arciprete di Monza, Orazio Luzzi, chiede di porre rimedio. Le indicazioni dell'arciprete non rimasero inascoltate e il 15 giugno del 1578 Carlo Borromeo, allora arcivescovo di Milano, durante una visita pastorale alla pieve di Monza, si recò a Brugherio e qui fondò ufficialmente la parrocchia di San Bartolomeo. Quindi la prima data importante è proprio quella del 1578. È interessante leggere anche la visita pastorale, gli atti della visita pastorale, perché da essa emergono alcuni aspetti interessanti di come doveva apparire questa chiesa. La chiesa aveva l'altare, però mancava del cancello che doveva distinguere il presbiterio dalla navata. Aveva 3 porte, una in facciata, uno sul lato sinistro e una terza sul lato destro, che dava accesso al campanile. Il pavimento risultava, agli occhi dell'arcivescovo, irregolare e indecoroso. La sacrestia di fatto non esisteva. Era la cucina della canonica a fungere da sacrestia. Quindi, insomma, la situazione che si presenta agli occhi dell'arcivescovo è sicuramente una situazione particolare. Era una chiesa molto semplice, quella cinquecentesca. Nella descrizione non vi è alcun dato riguardante la struttura dell'edificio, che doveva essere comunque un luogo piccolo, abbastanza datato e anche alquanto povero. A conclusione della visita pastorale, l'arcivescovo Carlo diede anche alcune indicazioni su quelle che dovevano essere le modifiche a cui la chiesa doveva andare incontro. Innanzitutto la chiesa doveva essere ricostruita ed ampliata. In seguito si doveva lavorare alla costruzione di una vera sacrestia, la cucina della canonica, diciamo che non andava molto bene, di una nuova canonica, quindi per il parroco, e doveva essere costruito anche un nuovo battistero e un nuovo cimitero. Quando nel 1582, quindi 4 anni dopo alla prima visita, l'arcivescovo Carlo ritorna in visita alla chiesa di San Bartolomeo, si accorge che nulla di quanto aveva prescritto era stato fatto. In realtà una piccola modifica era stata fatta, ovvero la realizzazione di un nuovo cimitero, collocato davanti alla chiesa e chiuso da una cancellata di legno. Per quanto riguarda il resto, nulla era cambiato. Tanto la sacrestia quanto l'interno della chiesa erano rimasti invariati. Questo perché, come vi ho detto prima, la chiesa era un edificio molto povero, erano poche le risorse a disposizione, per cui le modifiche venivano fatte quando c'erano concretamente i soldi, ovviamente. La terza visita pastorale della parrocchia di Brugherio risale al 1596, eseguita da Federico Borromeo. Nel 1596 erano passati 15 anni dalla visita di Carlo Borromeo e qualcosa di importante era successo a Brugherio, ovvero il rinvenimento all'interno della chiesetta di Sant'Ambrogio delle reliquie dei Magi, scoperta avvenuta nel 1592. Quando Federico visita la chiesa di San Bartolomeo nel 1596, le reliquie erano state da poco ritrovate, ma non erano state ancora traslate nella parrocchiale. Verranno traslate qualche anno più tardi, nel 1613. Ma l'importanza di questo rinvenimento aveva una grande risonanza, a tal punto che una delle prime cose che fa Federico è proprio quella di recarsi in Sant'Ambrogio per vedere queste famose reliquie. Il resoconto della visita di Federico Borromeo del 1596 non si differenzia di molto da quella di Carlo del 1582. Qualche lavoro era stato eseguito, come la costruzione finalmente di una sacrestia e la realizzazione di un nuovo battistero.
Alla pari di Carlo, anche Federico Borromeo visitò la comunità di Brugherio due volte. La seconda visita pastorale fu il 6 luglio 1621. Siamo nel XVII secolo, siamo nel 1600, un secolo molto significativo per la storia della parrocchiale, segnata finalmente da importanti lavori di ricostruzione ed ampliamento, che portarono la Chiesa a dotarsi, prima nel 1604, di una seconda navata verso meridione, verso sud, e poi nel 1627 di una terza navata. Fino ad allora, infatti, la chiesa constava soltanto di una sola navata, come dicevo, era un edificio abbastanza piccolo. Conosciamo con esattezza queste date perché sono riportate all'interno del libro dei battesimi. Quindi, per questi casi, il libro dei battesimi è stata una fonte molto importante. Se non avessimo consultato il libro dei battesimi, non si sarebbe mai riuscito a ricostruire con precisione la storia appunto della parrocchiale. E per questo ovviamente devo ringraziare Giuseppe Magni, che vedo qui presente, memoria storica, studioso della storia della parrocchiale di San Bartolomeo, che appunto nei suoi anni di studio è riuscito a risalire a queste importanti informazioni. Con il passare dei decenni la chiesa subì altre modifiche, ma nessuna di queste riguardò la pianta, che rimase a tre navate fino al XIX secolo, fino al 1800. Allora, infatti, nel 1800 le persone che rientravano sotto la cura della parrocchia di San Bartolomeo continuavano ad aumentare e la chiesa cominciava ad essere troppo piccola. Diventava necessario un ampliamento. Nel 1854, su spinta dell'allora parroco Gian Andrea Nova, si arrivò alla posa della prima pietra e all'inizio dei lavori per la costruzione della nuova chiesa, lavori che si conclusero già l'anno successivo, nel 1855. I lavori furono affidati a Giacomo Moraglia, architetto milanese. Non si conoscono i motivi di questa scelta, ma è probabile che fu direttamente il parroco a contattare Moraglia dopo averlo visto al lavoro nella ricostruzione della chiesa di San Gerardo a Monza, avvenuta nel 1836, pochi anni prima. Chiesa di cui il Nova fu proprio coadiutore prima del suo arrivo a Brugherio. Quindi aveva conosciuto il Moraglia durante la sua presenza a Monza e fu probabilmente questo il motivo che lo portarono a richiamarlo a Brugherio. La nuova chiesa sorgeva esattamente sull'area della precedente, che venne completamente rasa al suolo. L'edificio progettato dal Moraglia era caratterizzato da un impianto centrale a croce greca, quindi diverso dalla chiesa che noi oggi vediamo, che invece presenta un impianto a croce latina, quindi con un braccio più lungo. Il Moraglia realizzò una chiesa a croce greca, quindi con i bracci della stessa misura. Lo spazio centrale era delimitato da quattro monumentali colonne, evidenziate in rosso, sopra le quali sorgeva la grande cupola semicircolare. Questa è una foto di come doveva apparire la chiesa, appunto, dopo la ricostruzione del Moraglia. Nel 1937 il cardinal Schuster visitò la parrocchia di Brugherio e suggerì all'allora parroco, don Giuseppe Camagni, di ampliare nuovamente la chiesa. La chiesa era diventata ancora una volta troppo piccola. Don Camagni non si fece pregare e, dopo aver affidato l'incarico dell'opera all'architetto Leo Sorteni, diede inizio ai lavori l'anno successivo, nel 1938. I lavori durarono 18 mesi e si conclusero nel mese di ottobre del 1939. Il progetto consisteva nell'abbandono della pianta centrale a favore di un impianto a croce latina, a tre navate. L'ampliamento, di fatto, portò la chiesa ad assumere quella forma che ancora oggi noi possiamo vedere. La chiesa fu notevolmente ampliata, raggiungendo la lunghezza di 42 metri. Sebbene buona parte dell'architettura del Moraglia, ad esclusione della facciata che venne demolita, rimase in piedi, l'ampliamento alterò inevitabilmente la compattezza del progetto del Moraglia, appunto a favore di una chiesa che fosse molto più grande e molto più capiente.
presente alla cerimonia di consacrazione, così il cardinal Schuster si rivolgeva alla cittadinanza riunita: avete fatto una bella chiesa, è una reggia degna non di un re, ma di tre re, dei tre santi re magi, dei quali conservate le preziose reliquie. Quindi abbiamo ricostruito assieme le vicende storiche che hanno portato la chiesa di San Bartolomeo ad assumere la forma che ancora oggi noi possiamo vedere. Si chiude questa prima parte del mio intervento e se ne apre una seconda, dove andrò a trattare alcuni casi studio di particolare importanza. Quindi inizieremo a parlare più di arte e parleremo finalmente anche di quelle pertinenze che vi ho presentato in apertura, quindi quei oratori, chiese, piccoli edifici sacri che dipendevano dalla chiesa di San Bartolomeo, ma che hanno avuto una storia anch'essi. E partiamo dall'oratorio di Casa Pobbia, quindi dall'oratorio della famiglia Pestagalli e quindi del quadrone oggi esposto all'interno della chiesa di San Bartolomeo. Poco distante dalla chiesa di San Bartolomeo, annesso alla cascina Pobbia, siamo in via Teruzzi oggi, via Teruzzi 40, sorgeva l'antico oratorio dei Santi Re Magi. Sui motivi di questa dedicazione penso non sia necessario soffermarsi. Oggi purtroppo l'oratorio è stato demolito, per cui non abbiamo conoscenza, ecco, di come esso dovesse apparire concretamente. Penso sia però interessante parlare della famiglia proprietaria di quel complesso, ovvero la famiglia Pestagalli. Originaria di Milano, la famiglia Pestagalli è documentata per la prima volta nel 1340 con Sozzo Pestagalli, il quale ricopriva l'incarico di decurione, era una sorta di capo militare, presso i Visconti. Sozzo non fu l'unico della famiglia Pestagalli a ricoprire cariche civiche o pubbliche. Ad esempio, si possono trovare dei Pestagalli anche tra i deputati della Fabbrica del Duomo. La loro fortuna sotto i Visconti, prima e gli Sforza poi, fu grande, a tal punto che Franceschino Pestagalli, nel 1459, ottenne da Bianca Maria Visconti, duchessa di Milano, l'esenzione delle tasse per i beni della Pobbia. Un riconoscimento molto importante, testimonianza dell'alta considerazione che i Pestagalli avevano presso la corte milanese. A Brugherio, non a caso, erano una delle famiglie più ricche e quindi per questo anche tra le più influenti. L'oratorio è citato per la prima volta nel 1681 in un documento firmato da Anna Crespa Recalcata, moglie di un Pestagalli, nel quale la donna chiedeva il permesso di costruire un oratorio pubblico, completamente a sue spese, presso le sue proprietà della Pobbia. Questa scelta dipendeva da una problematica che interessava anche la stessa Anna Crespa Recalcata, e cioè che molte volte alcuni degli abitanti della Pobbia perdono la messa nei giorni festivi, massime negli giorni che si celebra una sol messa nella detta chiesa parrocchiale, non potendo tutte le famiglie ad un tempo abbandonare le loro case e trasferirle incustodite, massime a chi tiene figli piccoli. L'unica soluzione per questo problema era quello di creare un oratorio pubblico all'interno della Pobbia, così da permettere a tutti di partecipare alle celebrazioni senza lasciare incustodite le case e anche i bambini. In realtà, un oratorio di proprietà Pestagalli esisteva già prima del 1681, ma esso probabilmente doveva essere troppo piccolo per divenire pubblico e aperto a tutti. Infatti, all'interno del documento del 1681 si legge che l'edificio doveva essere scritto sopra del suo. Questo quindi sembrerebbe testimoniare l'esistenza di una cappella, di un piccolo oratorio, che doveva però essere troppo piccolo, doveva essere ampliato, e Anna Crespa Recalcata chiede il permesso di farlo completamente a sue spese. Annesso al documento del 1681 vi era anche il disegno del progetto del nuovo oratorio, un edificio a pianta ottagonale allungata con tre ingressi con l'altare collocato su uno dei lati corti, esattamente dalla parte opposta rispetto all'ingresso.
L'oratorio, come dicevo prima, oggi non esiste più. Da una nota contenuta nel Chronicon della parrocchiale si apprende che la cappella venne soppressa nel luglio del 1940. Fu molto probabilmente allora che venne donata alla chiesa di San Bartolomeo il dipinto raffigurante l'adorazione dei magi e oggi esposto lungo la navata destra della chiesa. In origine l'opera era collocata al di sopra dell'altare della cappella di Villa Poppia, dedicata come dipinto ai Re Magi. L'adorazione dei Magi costituisce una delle opere più interessanti all'interno del patrimonio artistico della parrocchiale. Essa rappresenta la visita dei Magi a Gesù, Magi raffigurati con il loro corteo al centro della scena. A sinistra è raffigurata la Sacra Famiglia, unitamente ad un vescovo, con in mano la palma del martirio, San Federico, come attestato da un'iscrizione presente alla destra del volto del vescovo. Il santo è identificabile appunto con San Federico, vescovo di Utrecht, ma la sua presenza nella scena risulta difficilmente spiegabile. È probabile che il committente abbia voluto rappresentare il santo patrono, e questo porta ad ipotizzare che il committente dell'opera sia un certo Federico Pestagalli, il quale però non risulta essere mai citato nelle fonti. Non è da escludere anche la possibilità che sia un riferimento a Federico Borromeo, data l'importanza che la famiglia ricopriva a Milano, ma è un'ipotesi, non esistono documenti che testimoniano questo legame. Alcuni dettagli del dipinto sono ispirati ad un importante precedente, ovvero il cartone con il disegno dell'adorazione dei Magi realizzato da Baldassarre Peruzzi tra il 1522 e il 1523. Quasi certamente, però, l'artista dell'opera brugherese conobbe l'adorazione del Peruzzi soltanto per il tramite di Agostino Carracci, il quale realizzò un'incisione del cartone, che vedete, nel 1579. Incisione che godette, tra la fine del XVI secolo e gli inizi di quello successivo, di grande fortuna. Ebbe davvero un'espansione anche a livello nazionale incredibile. Numerosi sono i dettagli tratti direttamente dalla stampa e quindi dall'originale del Peruzzi. Il più vistoso risulta essere la monumentale figura stante in primo piano. A sinistra vedete la stampa del Carracci, mentre a destra l'opera presente nella parrocchia di San Bartolomeo. Oltre a questo confronto, anche il cavallo e le figure adesso adiacente nell'angolo superiore di destra sono prese dall'incisione, così come il corteo di cavalli e l'elefante sullo sfondo, la Vergine con il bambino, almeno nella sua costruzione, l'asino ragliante alle loro spalle e infine i due cani ai piedi del paggetto in primo piano. Quindi questi riferimenti sembrano suggerire di datare l'opera tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, quindi tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. È comunque abbastanza plausibile il fatto che l'opera risalga sicuramente a dopo il 1592, dopo quindi la scoperta in Sant'Ambrogio delle reliquie dei Magi. Molto probabilmente la tela di Casa Pestagalli fu una delle prime testimonianze del culto dei Magi a Brugheri. Sebbene non si conosca il nome dell'artista che lavorò a questa tela, alcuni confronti con altre opere dello stesso periodo hanno messo in luce alcune tangenze, in particolar modo con due artisti attivi a Milano e in Brianza, a cavallo proprio di questi due secoli. E questi artisti sono Paolo Camillo Landriani e Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, due artisti non molto conosciuti ma che hanno una certa importanza in Brianza in questi secoli. I confronti, sebbene non contribuiscano ad avanzare con precisione un'attribuzione, risultano però utili per avvalorare l'ipotesi di un'origine lombarda dell'artista dell'opera brugherese e confermare quindi la datazione del dipinto tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Quindi in conclusione la ricerca ha permesso di confermare sicuramente un'origine lombarda di quest'opera, molto probabilmente risalente alla fine del Cinquecento o molto più probabilmente agli inizi del Seicento, ma sicuramente posteriore al 1592,
Infatti, prima di questa data, difficilmente si spiegherebbe un'opera dedicata ai Re Magi a lui. Passiamo ora al secondo caso studio. E quindi arriviamo a parlare di Moncucco e del tempietto dedicato a San Lucio. Questo aspetto, unitamente all'ultimo di cui mi occuperò, sono intrinsecamente collegati tra di loro e sono legati, come vedrete, a doppio filo con il tempietto di Moncucco. Come saprete, la storia del tempietto dedicato a San Lucio e a San Mario è del tutto singolare. L'edificio, infatti, in origine altro non era che una cappella dedicata a Sant'Antonio da Padova, annessa al monastero di San Francesco a Lugano, segnalato dalla freccia in questa stampa, di posticipare la demolizione di qualche tempo in cui Giocondo si sarebbe impegnato a trovare un acquirente che fosse in grado di salvare dalla distruzione la cappella, ritenuta da Giocondo Albertolli opera di Donato Bramante, uno tra gli architetti più importanti della storia dell'architettura. La fortuna dell'architetto fu quella di avere tra i propri amici il conte Gianmario Andreani, il quale si offrì di acquistare la cappella, ad una sola condizione però, che questa venisse ricostruita all'interno del giardino della sua villa Moncucco. Per poter compiere un'impresa di questo tipo, l'edificio doveva essere smontato, trasportato e rimontato, quasi fosse un Lego. Per questo l'Albertolli fece apporre su tutte le pietre un numero e una lettera, così che i pezzi, una volta giunti a Moncucco, potessero venire correttamente ricollocati al loro posto. Le pietre dell'edificio riempirono ben 160 carri, che ovviamente si decise di trasportare via acqua, come raccontato dallo stesso architetto nel 1833, tragitto che vedete è poi esemplificato all'interno di questa cartina. Da Lugano le pietre furono trasportate per acqua a Capolago, di là sopra carri al Borgovico di Como, ivi nuovamente imbarcate per Lecco, e di là per l'Adda e per il naviglio della Martesana, arrivarono al ponte Mattalino, donde vennero sbarcate e tradotte sopra carri alla villa di Moncucco, circa 2 miglia distante. I lavori di ricostruzione del complesso durarono 11 anni e si conclusero nel 1832. Il nuovo oratorio fu dedicato a San Lucio e a San Mario. San Lucio in onore dell'antico oratorio che sorgeva a Moncucco e che fu demolito nel 1819, e a San Mario in onore di Gianmario Andreani, che nel frattempo era purtroppo deceduto. Fino ad oggi si credeva che l'interno del tempietto fosse spoglio, cioè privo di opere d'arte, così come appare agli occhi di chi vi entra oggi. La realtà delle cose però era ben diversa. La cappella di Sant'Antonio da Padova custodiva infatti diverse opere d'arte. Oltre ad un ciclo di 8 tele raffiguranti i miracoli di Sant'Antonio da Padova, attribuiti a Francesco Torriani e oggi conservati a Lugano tra il Museo Civico e il Palazzo Vescovile, la cappella custodiva anche un affresco realizzato da Bernardino Luini tra il 1528 e il 1530, raffigurante la Crocifissione. L'opera, staccata nel 1811 per prevenirne la demolizione, entrò a far parte del patrimonio della famiglia Albertolli, la quale conservò l'opera all'interno del proprio palazzo. Natale Albertolli non era ingenuo, voleva distruggere il complesso ma tenere le opere d'arte che ovviamente avevano un grande valore, soprattutto questo affresco attribuito appunto a Bernardino Luini, uno tra gli artisti più importanti del Cinquecento, a Milano e non solo. L'affresco, nel 1954, venne poi trasferito nella chiesa di San Nazario a Duino, un paesino vicino a Lugano. Nulla quindi dell'antico apparato decorativo della cappella è giunto a Brugherio, è rimasto tutto a Lugano. Le opere d'arte presenti in chiesa oggi furono tutte certamente collocate all'interno dell'edificio dopo il suo arrivo in Brianza. E questo è valido anche per la bella Madonna del Parto, da sempre presente in chiesa. In origine il dipinto, infatti, si trovava nel palazzo milanese della famiglia Sormani, famiglia Sormani che erediterà dalla famiglia Andreani il complesso di Moncucco.
La tavola è infatti citata nel cosiddetto catalogo dei quadri, un inventario dei dipinti presenti in Palazzo Sormani. Palazzo Sormani oggi è sede della Biblioteca Civica di Milano, per cui un edificio molto bello, molto grande e molto importante per la storia della città. Inventario stilato 140. In questo elenco si legge: al lungo rotondo, in cima a tavola con cornice dorata, sto leggendo queste righe, rappresentante la Beata Vergine con teste d'angeli. Sulla voce, in un secondo momento rispetto alla data di compilazione dell'inventario, fu tirata una riga, come per depennare l'opera dalla lista. Il dipinto, infatti, intorno al 1832, lasciò Palazzo Sormani per essere trasferito a Montbucco. Nel 1832, infatti, i lavori al tempietto terminarono. Infatti, è proprio scritto anche all'interno dell'inventario, quindi è stato cancellato ed è stata fatta una nota con scritto a Montcucco. Quindi i Sormani, una volta terminati i lavori di ricostruzione del tempietto, sentirono il bisogno di portare alcune opere d'arte e, come vedremo, anche alcuni oggetti necessari per la celebrazione della liturgia. Questa informazione è anche confermata da un secondo inventario riguardante i beni della famiglia Sormani a Montcucco, stilato proprio nel 1832, dove tra le opere inviate da Milano a Brugherio, infatti all'interno dell'inventario si legge spedito da Milano, è citato un quadro in tavola rappresentante la Madonna coronata da angioletti con cornice dorata. È proprio la Madonna del Parto che abbiamo visto poc'anzi. Oggi della cornice dorata, citata nell'inventario, non è rimasta più alcuna traccia. È ipotizzabile che essa sia stata sostituita dopo l'arrivo della tavola a Brugherio. Nel catalogo dei quadri, quindi nell'inventario che vi ho mostrato in primo luogo, in corrispondenza appunto della voce riguardante il dipinto, vi è anche l'indicazione del pittore. In questa riga infatti venivano segnalati gli autori delle opere che venivano riportate ed è citato Scotto. L'attribuzione risulta oggi poco leggibile a causa della presenza della cancellatura. La famiglia Scotto o Scotti era una delle botteghe più importanti presenti in Lombardia alla fine del XV secolo. Nell'inventario non è segnalata la data di esecuzione della tavola, che dovrebbe comunque risalire al 1530-1540. In quel periodo l'unico membro della famiglia Scotto citato dalle fonti è Giovanni Paolo, attivo nel Duomo di Milano, dove è documentato a più riprese tra il 1533 e il 1543. Rimane comunque ad oggi inspiegabile la presenza di una attribuzione così precisa. Dato comunque il formato della tavola, che presenta appunto questa curvatura nella parte superiore, è ipotizzabile che essa sia stata tagliata dopo il suo trasferimento a Brugherio e in quell'occasione forse venne eliminata anche la cornice dorata citata dall'inventario e che nel ridimensionamento quindi sia stata anche eliminata una possibile firma dell'artista. Mi accingo alla conclusione parlando dell'ultimo caso studio di cui ho deciso di trattare oggi pomeriggio, e cioè della presenza di Bernardino Luini a Brugherio. L'affresco del Luini, presente nel tempietto di San Lucio durante gli anni della sua esistenza a Lugano, non è il solo legame tra Brugherio e il celebre artista milanese. Stando a quanto scrive ancora una volta il De Petri, anche sulla facciata dell'oratorio campestre di Occhiate, oggi demolito, doveva esserci un affresco realizzato da uno dei Luini. Infatti, nel testo si legge: al di fuori della porta è dipinto un crocifisso con Maria Vergine e San Giovanni, opera probabilmente di uno dei Luini, che assai hanno dipinto alla Cassina Pelucca, poco da qui lontana. Interessante il riferimento ai Luini e agli affreschi della Villa Pelucca di Sesto San Giovanni, realizzati tra il 1520 e il 1523 da Bernardino Luini. La villa oggi esiste ancora, ma gli affreschi sono stati staccati e oggi sono esposti all'interno della Pinacoteca di Brera.
Un riferimento certamente da prendere con le pinze, ma avvalorato da un dato. Nel resoconto della visita pastorale del 1621 è citato un membro della famiglia Rabia, tale Giovan Battista, il quale aveva raccomandato che tutti i giorni si celebrasse messa nella chiesa di San Cristoforo. Un riferimento non casuale, visto che i Rabia, nel XVI secolo, erano proprietari proprio di Villa Pelucca a Sesto San Giovanni. Sarà infatti Gerolamo Rabia a commissionare gli affreschi della casa a Bernardino Luini. Peraltro, i due edifici distavano poche centinaia di metri, e questo rendeva più semplice lo spostamento. Probabilmente anche per questo motivo i Rabia avevano diverse proprietà nel territorio brugherese. Tutto questo quindi sembrerebbe dimostrare un legame tra la chiesa di San Cristoforo di Occhiate e Villa La Pelucca, legame rappresentato proprio dalla famiglia Rabia, che erano proprietari della Villa Pelucca e di alcuni beni anche a San Cristoforo. Quindi la famiglia avrebbe potuto benissimo convocare i Luini o anche i suoi figli nei decenni successivi, anche per affrescare la facciata della chiesetta brugherese. Quindi l'informazione detta dal parroco De Petri è un'informazione molto interessante e che sembrerebbe essere stata confermata da questi riferimenti. I riferimenti a Luini in terra brugherese non terminano però qui. Nel corso della mia ricerca infatti mi sono imbattuto in un'opera attribuita a Bernardino Luini dalla storia davvero singolare. Nel 1956 una ricercatrice inserì all'interno del catalogo generale di Bernardino Luini un frammento di affresco staccato raffigurante un volto, molto probabilmente una testa d'angelo o un giovane Gesù, allora conservato nel 1956 in Inghilterra. Del frammento, di cui oggi non si conosce più l'ubicazione, rimangono solo delle fotografie che dimostrano. Stando a quanto si legge sul certificato incollato sul verso della tavola incollata all'affresco, il pezzo in origine si trovava in una chiesa di Santa Maria della Pobbia nei pressi di Monza. Nel retro infatti si legge: si certifica che il retro riportato affresco opera di Bernardino Luini come d'apposita relazione del perito giudiziale Pittore San Quirico venne tolta dalla chiesa di Santa Maria della Pobbia vicino a Monza, con poi riferimenti a quando l'affresco è stato staccato nel 1853 e chi eseguì lo stacco. Perdonate il cambio di location, ma alcuni problemi tecnici ci hanno obbligato a recuperare alla meglio e quindi mi accingo alla conclusione del mio intervento. Alla luce di queste righe, il pezzo è stato collegato a Brugherio, in particolar modo all'oratorio di Villa Pobbia, da dove sarebbe stato staccato nel 1853. L'oratorio della villa, però, era intitolato ai Magi e non a Santa Maria, come affermato nel certificato. Inoltre, né le relazioni delle visite pastorali né il De Petri citano mai, all'interno della chiesa, alcun affresco, tantomeno di Bernardino Luini. In aggiunta, l'oratorio era ancora in uso nel 1853. La sua demolizione avverrà infatti soltanto un secolo dopo. Alla luce di questi elementi, risulta improbabile che il frammento di affresco derivi dalla chiesa di Casa Pestagalli, così come da escludere una sua possibile origine dalla residenza stessa. A meno che il pezzo non sia un frammento dell'affresco raffigurante la crocifissione realizzata, detta dal De Petri, da Bernardino Luini o dai suoi figli sotto al portico della chiesa di San Cristoforo, la chiesa di Santa Maria della Pobbia, citata nel certificato, è da ricercare probabilmente tra le numerose cappelle di campagna scomparse nel corso dei secoli senza lasciare alcuna traccia. Il caso di questo affresco staccato è destinato, almeno per il momento, a restare avvolto in un alone di mistero, a dimostrazione di quanto ancora ci sia da studiare e da indagare nella storia, anche per una città piccola come Brugherio. Grazie per l'attenzione.